Che cosa significa camp? Il concetto di camp nel cinema ha le sue radici nella cultura queer degli anni 60, dove veniva usato per descrivere uno stile estetico e un approccio al gusto artistico che abbracciano l'ironia, l'eccesso e il kitsch. Il termine è stato coniato dalla scrittrice Susan Sontag nel suo saggio Notes on Camp del 1964. Il camp nel cinema rappresenta un apprezzamento consapevole e giocoso per il cattivo gusto, lo stile esagerato, la teatralità e l'artificiosità, che rende ciò che potrebbe essere considerato pacchiano qualcosa di esilarante e coinvolgente. È come un'autoparodia del cinema che cerca una connessione unica tra spettatore e opera. Insomma, il camp è un trash consapevole, voluto e anzi glorificato. Ma dove ha incontrato il camp nel cinema? Sicuramente nel Rocky Horror Picture Show del 1975, un cult senza tempo. Un musical travolgente che gioca sull'erotismo, l'assurdità e il sovvertimento delle convenzioni di genere. Ma anche in Priscilla la regina del deserto di Stephen Elliott o L'Airspray di John Waters del 1988. Oggi un capostipite del camp è sicuramente Ryan Murphy, che non lo fa mancare in nessuna delle sue opere praticamente, ma anche parte del cinema di Baz Luhrmann come nel Moulin Rouge e anche il recente Barbie e Camp. Dimmi un film camp che ti piace.